Buona giornata a tutti e benvenuti ai pronostici della settima giornata. Vi chiedo scusa, ma sono un po' intasato, sono un po' raffreddato, quindi ho la voce un po' scrausa. Comunque, cominciamo subito con i pronostici e cominciamo subito con le partite del sabato. Alle 18 sabato ci sarà Udinese-Sampdoria. Partita abbastanza equilibrata, o meglio, la Sampdoria è nettamente più forte, ma io credo molto nella voglia di rivincita di un Udinese che è però in uno stato francamente imbarazzante, quindi credo che la Samp vincerà Udine e quindi metto il 2 della Samp. Alle 20:45 Genoa Bologna, il derby rosso-blu, no? Le due squadre hanno la stessa maglietta, rosso-blu, e insomma il Genoa non la viaggia proprio benissimo. Bologna anche lei viaggia a ritmi alternati e qua giocherei un X proprio tra Genoa e Bologna ci sta. Domenica 1 ottobre 12:30 Napoli-Cagliari. Ecco, Napoli ha vinto contro il Feyenoord, un avversario abbastanza morbido. Il Cagliari è abbastanza organizzato, ma Napoli è così più forte che non credo che il Cagliari possa creare problemi, soprattutto a San Paolo. Quindi 1 Napoli. Come adesso cominciamo con le partite delle 15, l'1 del 2 dell'Inter a Benevento, credo che sia una cosa abbastanza scontata, no? Nel senso che l'Inter può far fatica, può fare quello che volete, ma Benevento onestamente è di un'altra categoria, è una categoria inferiore. Sempre alle 15, Chievo-Fiorentina. Fiorentina che ha bisogno di punti, il Chievo che è una squadra ostica. 1-2, perché secondo me o vince il Chievo o vince la Fiorentina. Lazio-Sassuolo, il Sassuolo non è più quello di 2 anni fa, e questo è chiaro a tutti. La Lazio invece è molto in forma, molto forte. Ha avuto un po' di sfortuna, ad esempio anche col Napoli, finché ha giocato con i suoi effettivi, il Napoli non ha visto la sua porta, nel senso che la Lazio è andata in vantaggio 1-0 e poi stava anche dominando la partita. Poi gli infortuni dei centrali hanno costretto la Lazio poi alla fine a non riuscire, insomma, non è riuscita più a difendersi. Quindi Lazio-Sassuolo, io qua mi metto l'1 tranquillo della Lazio. Spal Crotone è una di quelle partite che non vorresti mai fare un pronostico, perché sono due squadre, secondo me, scarse a livello di organico. E non lo so, io qua metto l'1 a Spal perché gioco in casa, semplice, solo per quello. Torino-Verona, Torino si deve riprendere dal derby, un derby perso malamente, il Verona in un periodo di crisi nera, 1 Torino. Adesso arriviamo alla partita delle 18, che è forse quella più interessante, Milan-Roma. Milan-Roma, perché poi già ve lo dico, Atalanta-Juve delle 20:45 io credo X2, perché comunque penso che la Juve possa fare il risultato a Bergamo. La più delicata a livello di scommesse è Milan-Roma, perché il Milan ha perso malamente a Genova e la Roma invece è una squadra che sta abbastanza bene. Se il Milan dovesse perdere anche questa, chiaramente già, non dico che sarebbe crisi nera, ma sarebbe un brutto segnale a una squadra che insomma vorrebbe dire due partite fallite completamente nel giro di pochi minuti, di pochi, pochi po una settimana praticamente. E è dura, io metto X2 Roma perché penso che alla fine che la Roma vincerà e perché è semplicemente più forte, quindi insomma il Milan non credo che arriverà bene al derby. Bene ragazzi, questo era il mio video sui pronostici, e ci sarà il video pronostico tra Juventus e Atalanta. Atalanta-Juventus, devo ancora decidere che gioco, ma andrà in onda tra un po'. E detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento con i prossimi video, ricordandovi che venerdì, sabato e domenica, fino a mezzogiorno e mezza circa, il canale non sarà operativo per via che sono in trasferta in Austria. Io intanto vi saluto, vi do appuntamento appunto con i prossimi video. Ciao!